Ristretto live il domenicale di Ristretto italiano. Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Ruggero Po. È eh, domenica 9 di ottobre, sono le 8.30 in questo momento. Cominciamo con quello che ormai è diventato. Il consueto ristretto della domenica, un ristretto live, molti di voi, molti di più saranno quelli che ascolteranno in podcast successivamente, perché tutto sommato, sempre domenica mattina è, ma altrettanto, tutto sommato, siamo abbastanza mattinieri, quindi non è difficile. Immaginare che molti siano qui, fra poco tra l'altro vedrò a computer il numero delle persone che, che ci stanno seguendo che via via anche in questo momento si stanno uh, sintonizzando. È una diretta streaming con le nuove modalità che ormai non sono così più tanto nuove della, dello streaming, voi dovete semplicemente seguire le istruzioni che uh, vi abbiamo dato nelle nostre pagine social, ma se mi state ascoltando in questo momento già lo avete fatto quindi siamo a posto il ristretto della domenica ci permette di eh, anche dialogare insieme se voi commentate le cose che diciamo se voi eh, mi date la vostra opinione sui temi che tratteremo che sono quelli che sono stati trattati nei ristretti italiano della settimana eh, mh, comunicando via chat tramite il bottone che trovate su questa app attraverso la quale mi state ascoltando di Spreaker Oppure con una mail a ristretto.italiano chiocciola ruggeropo, tutto attaccato.it. Dicevo, mh, prendo una notizia al giorno, praticamente delle giornate dal lunedì al mh, sabato. Quindi sono sei le giornate, ma ne prendo cinque. Eh, le notizie che più hanno caratterizzato questa settimana naturalmente stiamo parlando delle notizie italiane commentate dalle testate e dai media internazionali e questo significa che si parla dell'Italia vista dall'estero naturalmente il governo che verrà dopo le elezioni vinte da Fratelli d'Italia e da Giorgia Meloni è al centro di tutte le discussioni internazionali. Abbiamo avuto per settimane gli inviati dei, delle maggiori testate del mondo qui a Roma per, per seguire. Sono tornati ormai nelle loro redazioni, ma allo stesso modo stanno continuando a seguirci. C'è molto, ci sono molte delle analisi, delle previsioni su Giorgia Meloni, quello che potrà fare perché per quello che farà è ancora troppo presto. Ma voglio cominciare con una notizia che è. Arrivata dal Guardian da Londra lunedì scorso e che riguarda la campagna elettorale si è detto molto, non solo durante questa campagna elettorale del 2022 ma anche nella scorsa del 2018, si è detto molto di quanto anche potenze straniere eh, si diano da fare per influire sul voto eh, in questi ultimi anni e soprattutto la Russia le centrali di disinformazione come si è detto tante volte negli ultimi anni sono, hanno sede soprattutto in un edificio di San Pietroburgo, lì eh, esperti di social cercano di inondare eh, tutti i nostri social di notizie eh, spesso fake o semi-fake: nel senso che il miglior modo di disinformare è dire un po' di verità, un po' di bugia, di modo che tu hai la possibilità di verificare le cose che sai che sono vere, ma allo stesso tempo ti rifilano le bugie. Insomma, niente di nuovo. E questo è quello che ci dice il Guardian. Anche se i mezzi camminano. ¿Cambia porque? già nel 1976 questo è l'oggetto dell'articolo e lo apprendiamo ne abbiamo conferma oggi tramite i file dei segretati dell'intelligence eh, di Londra già nel 1976 Londra e l'MI6 si organizzarono per eh, sbarrare la strada a Berlinguer e al partito comunista che all'epoca era molto vicino alla vittoria le elezioni amministrative nel 1975, si erano conclusi con un 33% al Partito Comunista. Quindi, in quel 1976, la vittoria dei comunisti alle elezioni politiche, quindi al governo del paese, era più che probabile. Bisognava fermarla perché le democrazie europee e occidentali temevano molto probabilmente anche giustamente valutando a posteriori. Comunque è stato di fatto che temevano molto l'affermazione del Partito Comunista, quindi si sono mossi e la BBC, eh, la storica oggettiva, la regina dell'informazione oggettiva, la BBC fece dei programmi rivolti mm, Rivolti al pubblico inglese ma anche a, agli italiani, per quanto poi veniva riferiti sicuramente orientati. Questo emerge dai file dei segretati, Si parla soprattutto di, del programma di punta dell'informazione della BBC di allora. Eh, si chiamava Panorama, un po' come era Tam Tam del TG1 qui in Italia. L'inviato, la settimana prima del voto, venne in Italia a intervistare Enrico Berlinguer e già l'inizio si vede. Il conduttore David Dimbley in piedi davanti a una foto di Berlinguer con la didascalia. Ti fideresti di quest'uomo, evidenziando quindi le conseguenze che avrebbe potuto avere una vittoria del Partito Comunista. In Italia, eh, diceva il servizio della BBC senza mezzi termini, le increspature se i comunisti vincessero in Italia si estenderebbero ben oltre l'Italia stessa. Quindi l'intervista fu piuttosto aggressiva, andò sull'atteggiamento del partito comunista nei confronti della repressione politica in Unione Sovietica, sull'impegno di Berlinguer nei confronti della Nato e poi c'era la domanda se la guerra fredda tornasse e lei da che parte. Starebbe e Berlinguer, anche rispondendo alla domanda sul famoso legame d'acciaio fra il Partito Comunista Italiano e il Partito Comunista Sovietico, rispose molto tranquillamente: La nostra indipendenza è semplicemente un dato di fatto. E questi fatti segretati dimostrano che in effetti, oltre a fare questo servizio eh, pesantemente orientato, il giornalista della BBC ebbe a che fare direttamente col Foreign Office ebbe a che fare direttamente con l'unità top secret dell'information research department che eh, appunto si, si dava da fare per infiltrare i vari paesi e eh, orientare l'opinione pubblica e risulta da questi file decrecati che all'epoca si prese in considerazione anche l'idea di un colpo di stato chirurgico che poi venne respinto fortunatamente come irrealistico, anche perché il colpo di Stato fa tremare i polsi, soprattutto se ne sei una vittima, ma a prescindere, eh, solo a pensarci. E meno male che, è stato, che fosse chirurgico, sappiamo sempre come va a finire, meno male che è stato respinto come irrealistico. Quindi tutto questo per dire ci sono le conferme di ciò che comunque. Abbiamo sempre saputo, ma eh, sospettando adesso c'è cioè, la carta che canta, il nero su bianco, e poi ehm, insomma, niente di nuovo sotto il sole. Oggi ci sono dei modi di disinformazione, eh, ieri ce n'erano altri, ma la propaganda. È sempre esistita. Due articoli ora che riguardano Giorgia Meloni, la nostra futura Premier, in attesa dell'incarico. Vi dicevo, si è molto parlato durante la settimana di quello che potrà essere il nostro governo. Panetta sì, Panetta so, Panetta no. All'economia pare che lui parlando a Francoforte con dei colleghi abbia detto ma nemmeno per sogno però alcuni giornali ancora ipotizzano che venga poi eh, tutte le questioni che riguardano Salvini poi il Ministero del Mare ci sarà oppure no e mh, questi sono, sono stati temi anche per quanto riguarda la stampa internazionale. Per quanto riguarda Giorgia Meloni, invece, voglio prendere un articolo del Financial Times, che è autorevolissima, autorevolissimo quotidiano inglese finanziario, eh, che però si è dedicato alla questione dei diritti e quindi alle preoccupazioni che ci sono. Per quanto riguarda quella che sarà l'agenda sociale arciconservatrice di Giorgia Meloni, che dice nel titolo il Financial Times, solleva timori sui diritti in Italia. I liberali temono che il nuovo governo limiti le libertà sociali e attiri, questo è ancora più pericoloso, le animosità. L'articolo parte dal famoso incidente durante la campagna elettorale di Peppa Pig, quando Federico Mollicone, che è il responsabile della cultura dentro a Fratelli d'Italia. Ha definito inaccettabile la vignetta dove Peppa Pig andava a trovare un'altra amica, un'Orsetta che aveva per genitori due donne e due madri. E mm, quindi questo portò l'esponente di Fratelli d'Italia a chiedere alla RAI di eh, non mandare in onda quel servizio che comunque è stato mandato in onda. Vedremo in futuro se continueranno ad andare in onda eh, anche. Ehm, programmi, in questo caso era una serie televisiva per, per bambini, da loro considerati politically incorrect. E, mh, dice quest'articolo, e quindi partendo da quello si teme che non sia stato solo un caso, ma una bisaglia di quello che potrà succedere, quindi non un semplice incidente di percorso, e quindi dice il Financial Times: c'è timore che un governo di estrema destra, con la sua retorica illiberale, possa incoraggiare gli omofobi che finora sono stati trattenuti, quindi più che. Limitare con nuove leggi, eccetera, eccetera, mettere gli omofobi, quelli che bene o male fino adesso sono stati tranquilli, in condizione di sentirsi protetti. E quindi eh, le comunità LGBT, eh, chi. Diversi, in ogni caso gli immigrati potrebbero essere assolutamente più in pericolo. Questo non lo diciamo solo noi, eh, lo scrive anche il Financial Times. E Newsweek dall'America il. Eh, probabilmente il settimanale americano più, più venduto in tutto il mondo, Newsweek scrisse mercoledì quello che sappiamo sulle opinioni del prossimo primo ministro italiano Giorgia Meloni e qui analizza la figura di Giorgia Meloni. Premette che eh, probabilmente come è successo con la maggior parte dei nostri governi italiani, non avrà grandissime chance di durare. La premessa di Newsweek è che la maggior parte dei nostri governi sono durati meno, la media nella media, sono durati meno di due anni in carica. E poi prende questo vecchio attrito, o, o meglio, questi attacchi continui che Giorgia Meloni ha fatto da sempre contro la politica imperialistica della Francia. E quindi della la Francia in Africa. Lei ha accusato anche la Francia, all'epoca non c'era ancora Matteo, a Macron c'era Sarkozy, di avere eh, fatto cadere il governo libico di Gheddafi, di avere praticamente. Eh, Ucciso. Gheddafi aprendo in questo modo l'ingovernabilità e eh, le partenze ancora più massicce dei profughi eh, verso l'Italia e dice: lì era solo una gelosia petrolifera. Ma, eh, cita questo articolo di Newsweek, eh, noi ricordiamo Giorgia Meloni per avere colpito duramente con un tweet il presidente attuale Macron con una critica al ruolo della Francia in Africa eh, sul suo sulla sua presenza e quindi dice Macron non venirci a insegnare lezioni gli africani stanno abbandonando il loro continente a causa tua la soluzione non è trasferire gli africani in Europa ma liberare l'Africa da alcuni europei posizioni che eh, sottolinea Newsweek eh, dimostrano un suo attento istinto politico perché questo video è stato amplissimamente condiviso sui social media. E questo però segna anche la disponibilità di Meloni a, ad abbracciare la retorica anti imperialista, quindi suggerisce tutto sommato flessibilità ideologica e un rifiuto del fascismo italiano che eh, come sappiamo aveva nell'imperialismo in Africa un principio chiave quindi da questo punto di vista sarebbe la controprova che in effetti eh, Giorgia Meloni si è allontanata dal fascismo si è allontanata da Mussolini d'altra parte scrive Newsweek Benito Mussolini sarebbe furioso per l'elezione di Giorgia Meloni a Presidente del Consiglio perché il misogino dittatore italiano una volta scrisse su una rivista americana che le donne non hanno mai creato niente però la realtà eh, dice ancora Newsweek in attesa di questo governo che verrà la maggior parte delle persone non è interessata a quello che è stato che sono stati il fascismo o il comunismo in Parte maggiore si tratta di memoria storica perduta. D'altra parte, il Partito Democratico, anche se ha perso via via negli anni questa connotazione, eh, deriva anche a una discendenza quasi diretta con il Partito Comunista italiano. E quindi, insomma, la cosa potrebbe valere per entrambi. Eh, la, la questione è che adesso noi stiamo votando l'unico che ancora, l'unico partito anti-establishment, abbiamo votato l'unico partito anti-establishment, che ancora non ci ha fatto vedere se sarà capace oppure no. Sono le 8.45, ho ancora due notizie spostandoci un po' sull'Europa, però ancora una volta voglio ricordarvi che eh, se volete commentare con me le cose che ho già detto e quelle che sto per dire, avete ancora una decina di minuti per mandarmi una mail a ristretto.it o mandarmi un messaggio in chat, vedo tutto in tempo diretto e vedo anche che state via via in questi minuti continuando ad arrivare. Comunque nessun problema perché un quarto d'ora dopo la fine di questo appuntamento tutto sarà ascoltabile a vostro comodo nei podcast, nella piattaforma podcast come sempre. Un sorso d'acqua e riprendo. Dicevo, le due notizie che mi riguarda, che, con le quali concludo riguardano l'Europa, eh, la prima è il rumore che ha fatto la decisione del nuovo cancelliere tedesco eh, Scholz di eh, dare contributi, e tra l'altro non noccioline, si parla di 200 miliardi, per attenuare il costo, l'impatto della bolletta energetica con l'aumento del costo del gas. Quello che l'Europa si aspettava non era che la Germania desse un contributo dentro casa sua, le cose tra l'altro che sono sempre state contestate a noi proprio da loro. Si sa che se un paese dell'Europa dà contributi a dei suoi settori produttivi, questo eh, naturalmente ha contraccolpi pesanti sulla concorrenza, così come quando hanno contestato e ci hanno anche multato per i contributi pubblici a, prima all'Italia e poi a Ita perché questo avrebbe messo in concorrenza sleale la nostra compagnia italiana con le altre europee allo stesso modo se tu Scholz aiuti solo i tuoi, il tuo settore produttivo Tedesco, questo significa concorrenza sleale con i nostri che invece eh, rischiano, stanno rischiando di chiudere, comunque diminuiscono la produzione proprio per insostenibilità dei prezzi eh, del gas e quindi dell'elettricità. C'è poi da dire che oggi eh, si vota in bassa Sassonia, e quindi da parte sua Olaf Scholz era. Eh, pressato dall'opinione pubblica, dall'industria, dai consumatori e dagli elettori della Bassa Sassonia. Domani sapremo come è andata a finire. Però a noi questa cosa non va e per questo eh, i due commissari eh, della UE, italiano e francese, che sono Paolo Gentiloni e sono Thierry Breton, hanno pubblicamente protestato. Naturalmente un commissario europeo eh, è espressione di una dei, de, dei singoli paesi quindi ogni paese ha un commissario che non è là però per fare gli interessi del paese, ma è là per amministrare eh, le singole questioni della commissione europea, quindi è piuttosto il rituale che un commissario faccia sentire la sua voce a nome del paese, però che cosa hanno fatto Gentiloni e Breton non hanno parlato in commissione non, hanno, non si sono fatti sentire eh, per il loro ruolo in commissione, ma hanno fatto degli editoriali su un, un numero cospicuo di giornali europei che si sono. Ehm, occupati della situazione editoriali che comunque hanno fatto rumore e un rumore che eh, non è stato inutile perché abbiamo visto che nei giorni successivi a Praga l'ipotesi di arrivare ci si arriverà comunque per adesso insomma si vede che eh, qualcosa è stato smosso smosso eh, l'ipotesi di arrivare a un, pre, a un price cap europeo quindi ehm, Gentiloni dice facciamolo dinamico in modo che ognuno poi dei paesi possa gestirsi, ma insomma avere una politica europea comune che possa fare fronte a quello che Putin e Gazprom ci chiedono. Quindi anche questa è una situazione dinamica oltre al price cap e vedremo come andrà a finire. Saluto Luciano Gaddi, una sicurezza della domenica mattina, mi fa molto piacere Luciano ehm, vederti e anche sentirti. E Luciano Gaddi ci scrive, c'è un fascismo eterno che non morirà mai. Non so esattamente a che cosa faccia riferimento, Newsweek diceva tutto sommato, siamo poco interessati ora a quello che sono stati fascismo e comunismo, eh, ideologie archiviata al secolo scorso, Luciano Gaddi invece dice c'è un fascismo eterno che non morirà mai, fate come lui, dite la vostra eh, mandandomi un messaggio in chat eh, utilizzando il bottone che trovate sull'app attraverso la quale mi state sentendo o con la mail. Ultima notizia, il centrodestra della UE, cioè il Partito dei Popolari Europei, mette sotto pressione il proprio Presidente per espellere Berlusconi dal Partito Popolare Europeo, perché Berlusconi eh, come componente, come esponente, tra l'altro prestigioso, è stato tre volte Premier del Partito Popolare Europeo, Ora sta tirando la volata a Giorgia Meloni perché eh, in questo modo l'estrema destra arriverà al potere in Italia. Insomma, eh, i Popolari Europei, che sono il principale gruppo conservatore, c'è cioè Berlusconi dentro del Parlamento Europeo, ha chiesto, eh, scrive Politico.eu, scrive: è ora di dare lo stivale a Silvio Berlusconi. Questa è la traduzione letterale di un modo di dire evidentemente anglosassone dare lo stivale sarà dare la pedata del sedere immagino e dice di dare lo stivale a Silvio Berlusconi e al suo partito se sosterrà l'estrema destra di Giorgia Meloni alla guida dell'Italia. Praticamente eh, si tratta di un gruppo di eurodeputati che ha fatto questa richiesta al suo eh, neopresidente che è Manfred Weber. E, mh, Sappiamo anche che il Partito Popolare è quello con, una, con la presenza più forte dentro al Parlamento europeo in numero di seggi. Dunque, chiedono l'espulsione di Forza Italia a meno che Berlusconi non abbandoni il suo sostegno a Meloni e ti pare che abbandona la Meloni. Quindi chiaramente eh, la questione sarà decidere se eh, per l'espulsione o meno di Berlusconi dal Parlamento europeo. La lettera di questi tre. Deputati, ricorda che i democratici di tutti i blocchi di partito hanno la responsabilità di impedire all'estrema destra di entrare in un governo in Europa e, insomma stabilire un firewall, stabilire una porta antincendio contro l'estrema destra è stata la convenzione usata nell'Europa del dopoguerra e specialmente in Germania dai partiti che affermano di volere proteggere la democrazia da coloro che secondo loro potrebbero drebbero distruggerla. Eh, questa la richiesta degli eurodeputati al loro presidente e probabilmente anzi sicuramente non se ne farà niente perché il segretario generale dei popolari che Thanasis Bacolas greco ha definito questa lettera un insulto diretto e assoluto alla volontà democratica del popolo italiano espressa nelle, nelle recenti elezioni. Quindi anche questa, questa lettera è stata soprattutto. Una, una lettera d'opinione per sollevare un problema che comunque il problema esiste. Vedremo che cosa saprà fare, nei prossimi mesi vedremo quanto questa destra estrema potrà influire con i suoi valori ar arciconservatori, come li ha definiti il Financial Times in Italia o quanto possa mh, fare sì che i loro esponenti, il loro popolo più animoso possa creare dei problemi anche di ordine pubblico io non credo, io comunque sono ottimista e fiducioso e sono abbastanza sicuro che Giorgia Meloni farà di tutto per ben figurare tra l'altro ha la responsabilità piuttosto importante è la prima donna Presidente del Consiglio in Italia, può entrare nei libri di storia, io credo che lei sarà molto accorta e sono d'accordo con Newsweek eh, quando è convinto che anche attraverso i suoi attacchi alla politica imperialista francese in Africa, anche questo sia una prova della sua dissociazione dalla nostra età imperialista. Io a questo punto mi fermo. Ristretto italiano riparte domani con i consueti appuntamenti quotidiani. Riceverete, se siete abbonati, fra virgolette, alla distribuzione su Whatsapp, riceverete il ristretto ogni mattina alle 8, ristretto che comunque è già sulle piattaforme, sulla piattaforma Spreaker, e quindi richiamabile anche attraverso i vari link che facciamo. Sulle piattaforme social è già disponibile alle 5 di ogni mattina. Buona giornata a tutti, buona domenica. Ristretto Italiano di Ruggero Po.